Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebirivo 00, capitolo 20. Non male questa cotoletta. Finì di mangiare come al solito e aspettai con ansia la cena. Siccome erano a malapena le 2 del pomeriggio, mi misi al PC e mi ascoltai un po' di musica. Che palle, il tempo non passava. Ad un certo punto arrivò Marta con Sara ed iniziammo a parlare del più e del meno. Tutto stava andando per il verso giusto. Quando ad un certo punto entrò un uomo e chiamò Marta Amore. Ma che cazzo è questo? Ma chi sei? Sono Christian. Ecco Christian, non chiamare così mia moglie e vattene fuori da coglioni. Gli diede una fulminata e lui se ne andò. Marta, ti fai chiamare così da questo? Ma è lui che mi viene dietro, io lo considero un amico. Ad un certo punto apparve Giulia. Aveva una faccia letteralmente inquietante. Era dietro a Marta, e poi davanti, e poi di lato. Insomma, gli stava girando intorno. Vabbè, non voglio che ti vedi più con questo Christian. Piuttosto vieni qui, che non ti vedo dal primo giorno che ci ho messo piede e adesso sparisci. Va bene, ciao. Sara era giù di morale. Se ne andarono così, senza porre resistenza. Giulia mi fissava. Forse voleva dirmi qualcosa o volesse farmi capire qualcosa. Proprio non ricordi, Matteo? No. Tieni questo libro, leggilo finché non arrivo io e poi potremo iniziare il ritorno al passato dei tuoi flashback. Va bene, ci vediamo stanotte. Ok, ciao, e mi raccomando, leggi il libro.